la prima azione della gara che si è disputata oggi, che è la prima di due giornate. Oggi si è giocato il primo trofeo Circoli Golf Impresa in forma louisiana, 18 buche con due giocatori, e premiano il signor Giuliano Pagnoli, che è presidente del consorzio Golf Impresa, e il dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Impresa. Cosa devo dire? Allora, queste due giornate sono nate, diciamo, a tavola, mentre io, presidente del Circolo Puntala, si beveva un caffè e abbiamo detto: perché non coinvolgere i circoli un po' a livello di squadra? Perché il nostro sport, che è uno sport individuale, secondo me si fanno troppe gare di squadra, poche gare di squadra. Allora è nata una due giorni che vuole essere, oltre alla gara agonistica, vuole essere anche uno spirito di stare insieme, perché poi alla fine grandi giocatori noi non siamo, perché quelli più bravi hanno fatto un'altra gara oggi, però possiamo divertirci in uno scenario meraviglioso e poi magari condividere anche con una scena come è stata organizzata stasera. Devo ringraziare il presidente Puntala, lo staff di Puntala, perché io devo dire due parole sul campo. Allora, il campo giustamente dice non è in buone condizioni, però voi dovete capire cosa non è successo in tutti i 10 giorni in questa zona di Toscana. E quindi secondo me c'è da fare un applauso allo staff. Grazie infinite a Giuliano, che è un amico e sempre molto affezionato a Puntala, al nostro campo. Ma soprattutto grazie a voi per essere tutti qui ancora, perché è una bella cornice fare una premiazione così. Di solito ci sono sempre poche persone, purtroppo alle premiazioni, invece stasera è bello essere così in clubhouse in tante persone. E vorrei aggiungere a quello che ha detto Giuliano, che sono state per noi veramente due settimane dure. Come mai forse qui a Puntala era successo, nemmeno tornando indietro negli anni, perché abbiamo avuto prima il vento che ha fatto veramente tromba d'aria, avete visto le piante che sono state diverse, piante secolari, e poi non è bastato questo, ma martedì abbiamo avuto un'alluvione nel vero senso della parola, perché era tutto completamente allagato, le piste erano diventate dei fiumi, e questo ha dimostrato che il nostro campo riesce a sopportare bene anche queste calamità. Bene o male oggi il campo era asciutto, e le piante erano ai lati delle piste. Comunque vi ringrazio perché avete sopportato anche qualche carenza che purtroppo oggi si manifestava. Quindi è stato un bel evento, domani continuerà, stasera c'è una bella cena qui in pausa dalla musica che Giuliano ha voluto in tutti i modi, perché se no non è festa se non c'è musica, va bene? E quindi l'appuntamento è a domani e alle prossime gare facciamo. Iniziando con la prima coppia mista, che è vinto da Barbara Quercioli e Francesco Rossi, e 40 punti. La fase di tende precisa, anche precisa. Pergamena. Ok, vai. La seconda coppia di Victor vinta da Andrea Camarri e Massimo Zanelli. Ciao Andrea. Questa è una coppia tocche di Puntala. Ecco, abbiamo visto, La sbagliamo qua. Ok, vai. Il primo netto, Romeo Falloni ed Andrea Vini con 45. Bravi. Anche loro puntavano. Si è iniziato con il palco, ma si sta andando crescendo con puntavano. Ma è quella. Questo è un buono per mangiare alla bussola. Sono 50 che qui a Marco di Firenze.
Ok, vai. Vincono il primo lotto Andrea Rossi ed Andrea Calabro con 35 punti. Guarda che cosa. Ricordiamo che domani si assegna il primo challenge al circolo di golf.